La grande bellezza di Paolo Sorrentino vince i Golden Globes per il miglior film straniero. Sly Stallone e Bob De Niro scherzano a Roma per presentare il grande match diretto da Pete Segal. Debutta ai primi di aprile a Cracovia il musical Carol Wojtyła, diretto da Duccio Forzano. Al cinema esce nelle sale Nebraska, l'atteso film di Alexander Payne. La nostra autrice della settimana è Raffaella Romagnolo, che ci parla del suo Tutta questa vita. Ben ritrovati ad una nuova puntata del Musa TV. Apriamo questa edizione con le congratulazioni a Paolo Sorrentino, reduce dalla vittoria ai Golden Globes come miglior film straniero per il suo La grande bellezza. E adesso vediamo il panorama degli appuntamenti culturali principali nel nostro paese. L'artista Michelangelo Pistoletto festeggia a Roma il giorno della rinascita. Ad Edicola Notte ha infatti inaugurato il suo terzo paradiso, Terzo Occhio. Vediamo il servizio. Michelangelo Pistoletto, uno dei pochi artisti viventi chiamato ad esporre al Louvre e insignito del Premium Imperiale del Giappone per la pittura, ha festeggiato a Roma il primo anno del giorno della rinascita. Secondo il calendario Maya, infatti, il 21 dicembre 2012 sarebbe stato l'ultimo giorno del mondo. La profezia si è rivelata inesatta e in quell'occasione Pistoletto si è fatto promotore della prima giornata universale della rinascita, una grande festa, mobilitazione in tutto il mondo per celebrare la nascita di una nuova era, il terzo paradiso. Tutti quanti abbiamo in mente come potrebbe in fondo essere meglio il mondo, però siamo disperati, disperiamo quotidianamente che si possa fare qualcosa. Ma in fondo quello che io vado proponendo col terzo paradiso è qualcosa che tutti hanno in mente. Basta prendere il coraggio di tirar fuori pian piano quello che si vuole, esprimerlo e metterlo in comunicazione. L'artista quest'anno ha voluto partecipare attivamente alle tante iniziative a Roma, tra cui un appuntamento con i bambini al Maxi, dove è stato costruito un nuovo segno dell'infinito con i libri. Pistoletto poi ha inaugurato il terzo paradiso, il terzo occhio, ad Edicola Notte, voluta dall'artista cino-malese H.H. Lim, e dove ad aspettarlo c'era il gota dell'arte contemporanea. Grazie a Lim abbiamo questa possibilità di presentare il terzo occhio, terzo paradiso. L'edicola della, diciamo così, della cultura spirituale nel mondo. Hanno giocato su una storica presunta rivalità tra di loro, scambiandosi battute e ironizzando con divertenti gag sulla loro ormai non più giovanissima età. Bob De Niro e Sly Stallone a Roma per presentare il grande match, la pellicola ora nelle sale diretta da Pete Segal, in cui interpretano due ex campioni di box che si rincontrano dopo tanto tempo. Vediamo. Certi atleti sono nemici giurati, ma la rivalità più accesa è stata quella fra due pugili, Razor e Kid. Chi combatteva meglio sul set? A volte lui era più veloce di me, altre volte lo sorprendevo io. Diciamo che boxava meglio chi aveva dormito di più. Sylvester Stallone ha scherzato così con il collega rivale Robert De Niro alla presentazione europea a Roma de Il Grande Match, la pellicola diretta da Pete Segal in uscita il 9 gennaio, che le due star interpretano insieme nel ruolo di due ex giocatori di box. Viso ringiovanito e abbronzato Sly, capelli rasati e coppola De Niro, giacca nera e cravatta il primo, look più casual il secondo. I due hanno scherzato parecchio su una loro storica quanto presunta rivalità. Se ero geloso di lui, ha detto Sly, altro che, mi portava via tutti i ruoli più interessanti. Profilo più basso invece per De Niro, in realtà, ha detto, non c'è mai stata nessuna competizione tra noi. I due avevano già collaborato insieme nel poliziesco Copland nel 1997 e hanno rivelato di avere accettato subito la nuova avventura. Ci divertiremo un'ultima volta. Sono il tuo allenatore. Non sei il mio allenatore, al massimo puoi averlo mangiato. È un film che io stesso avrei voluto vedere, ha detto Stallone, una di quelle cose irripetibili, anche perché, questo è sicuro, con la box noi abbiamo chiuso. Stallone è stato fondamentale, più bravo di me a boxare, ha detto De Niro, e passando la palla al collega non ha avuto dubbi. Ho imparato una cosa fondamentale da Bob, ha detto Sly. Nelle pause della lavorazione parla pochissimo, sembra quasi assorto, ma quando si accende la luce della telecamera, a quel punto esplode e ti travolge con un'incredibile energia. Ehi, cosa fai? Siamo qui per comprare la cena, non per prenderla a pugni. A Lucca in mostra le anime dell'artista Giampaolo Talani. Oltre 30 opere raccontano l'artista toscano. Vediamo.
il 26 gennaio a Lucca, presso il Palazzo delle Esposizioni della Fondazione della Banca del Monte di Lucca, in mostra Anime dell'artista Giampaolo Talani. In esposizione oltre 30 opere dell'artista, selezionate tra quelle che meglio declinano il suo sentire più intimo e segreto. La mostra si inserisce nell'ampio progetto culturale della Fondazione BML, presenta molti lavori inediti nei quali Talani distilla ciò che resta dell'umanità, da lui più volte raccontata nei cicli pittorici che hanno caratterizzato la sua ricerca negli anni. Si tratta di opere non note al grande pubblico, che in qualche modo sublimano l'iconografia più classica del pittore toscano. Opere particolarmente intense, la cui importanza artistica non è sfuggita alla critica e al collezionismo più attento. Tra gli inediti esposti, Anima Nera e il più recente L'ombra dell'eroe, dipinto dedicato alla figura di Giuseppe Garibaldi, commissionato dal Comitato Nazionale per le celebrazioni del bicentenario della sua nascita ed appartenente alla quadreria del Quirinale che ne ha fatto prestito alla mostra. Particolarmente suggestivo l'allestimento nelle sale del Palazzo della Fondazione, che punta a grande attenzione all'illuminazione delle opere, così da consentire ai visitatori un percorso anche emozionale all'interno della poetica di Talani. Debutterà a Cracovia i primi di aprile nell'anniversario della morte di Papa Giovanni Paolo II, ma già si preannuncia un cult. È il musical Carol Wojtyła con la regia di Duccio Forzano, che arriverà in Italia a metà aprile a Teatro Brancaccio. Noi abbiamo sentito il regista. Abbiamo voluto, forse anche in modo un po' presuntuoso, speriamo insomma di riuscirci, abbiamo voluto raccontare, vorremmo raccontare la storia dell'uomo, quindi del suo percorso e della sua vocazione, che a un certo punto ha preso il sopravvento e gli ha fatto prendere la decisione che tutti sappiamo, ma fino a quel punto, fino a quel momento, ha vissuto la vita di un uomo, con un grande talento, un grande carisma, ma comunque un uomo. Come ti sei approcciato, diciamo, al racconto? Intanto con molta umiltà e con molto aiuto di persone che sono molto più preparate di me rispetto alla storia di Papa Wojtyła. Quindi cercando di entrare in punta di piedi e di non fare danni. Poi il mio lavoro è un lavoro di squadra, insomma, è un lavoro dove l'immagine, dove la musica, dove le luci e ovviamente la recitazione messe insieme danno una sensazione. Il nostro gioco, tra virgolette, è proprio quello di provare ad emozionare anche raccontando delle storie difficili. Noi partiamo dall'attentato, insomma, raccontare l'attentato al Papa non è una cosa facile. Cerchiamo di essere comunque delicati senza però inventare nulla, raccontando la verità. È affascinante sapere chi era quest'uomo prima di essere quello che poi tutti abbiamo conosciuto. E passiamo al cinema. Esce nelle sale in Nebraska l'atteso film di Alexander Payne. Hai detto allo sceriffo che stavi andando a piedi nel Nebraska? Esatto, a prendere il mio milione di dollari. Esce nelle sale italiane Nebraska di Alexander Payne. Premiato a Cannes per la migliore interpretazione maschile a Bruce Dern, il film racconta la storia di Woody Grant, un alcolizzato che crede di avere vinto $1 milione grazie ad un concorso della Mega Sweepstakes Marketing. Chi lo immaginava che questo zuccone volesse essere un milionario? Ci doveva pensare anni fa e mettersi a lavorare. Quanto credi che camperà ancora? Che c'è di male nel fargli vivere la sua illusione per un altro paio di giorni? L'uomo decide così di mettersi in viaggio, dal Montana al Nebraska. Sua moglie Kate è contraria al viaggio, ma alla fine si fa persuadere dal loro figlio David, che è intenzionato a far credere all'anziano padre che il fruttuoso premio esista davvero. Padre e figlio, perciò, incominceranno un viaggio che rafforzerà il loro rapporto e li porterà a riflettere. Dai, fatti una birra con tuo padre. Fai l'uomo. Ed ora vediamo il box office dello scorso fine settimana. Tiene saldamente il comando Un boss in salotto, la commedia di Luca Miniero con Rocco Papaleo, prima anche questa settimana, incassa €2.112.508. Subito in seconda posizione nel primo weekend di uscita Il capitale umano di Paolo Virzì, che registra un incasso di €1.640.784.
Terza sul podio un'altra new entry della settimana è Peppa Pig, Vacanze al sole ed altre storie. La maialina idolo dei bambini incassa ben 1.327.218 euro. La nostra autrice di questa settimana è Raffaella Romagnolo, che ci parla del suo Tutta questa vita. Come è nato questo terzo romanzo e come si sviluppa, senza svelare troppo ai lettori? Allora, è la storia di una ragazza che si chiama Paola, ma tutti chiamano Paoletta, che nello svolgersi del romanzo va a compiere 16 anni ed è un'adolescente molto particolare per vari aspetti. Allora, innanzitutto è una ragazza molto ricca, è figlia di una famiglia di costruttori, affaristi, molto solitaria. Infatti all'inizio del romanzo viene presa di mira con uno scherzo su Facebook dai compagni, veramente terribile, un episodio proprio di cyberbullismo. E il romanzo prende le mosse da lì, insomma, lei che sente, come spesso molti adolescenti, un forte disagio anche in famiglia, va alla ricerca della verità sull'origine della ricchezza della sua famiglia. E per fare questo non è da sola, però insieme a lei c'è un fratello più piccolo che si chiama Riccardo, che ha 12 anni, ed incarna la diversità nella sua forma più crudele, perché è un ragazzino gravemente disabile. Quindi insieme compiono queste indagini, che insomma anche un ritmo abbastanza incalzante, per capire effettivamente da dove vengono tutti quei soldi. Come è nato l'interesse per sviluppare questo tema, il tema dell'adolescenza, delle difficoltà, insomma, di affrontare questo periodo della vita? Credo che sia uno dei, diciamo così, problemi che la nostra società sente molto, perché noi siamo una società molto vecchia, proprio anagraficamente, e i giovani sono quello che si dice una minoranza. Spesso le minoranze vengono anche molto prese di mira, no? Se vi dico ciusi, se vi dico bamboccioni, questo vi ricorda qualcosa, no? Ecco, io sentivo una responsabilità come persona che scrive, ecco, io non volevo etichettarli, ma volevo provare, per come sono riuscita, a dar voce a una di loro. E restiamo in tema di libri per dare uno sguardo, come sempre, a qualche titolo in uscita in libreria. Il cadavere di una giovane donna viene ritrovato in un appartamento del centro di Roma, massacrato e ricomposto come per un macabro rituale. Elia Preziosi, enigmatico e scostante pubblico ministero, viene chiamato ad indagare sul caso. È L'inganno della memoria, il nuovo legal thriller di Gianluca Arrighi. Un tuffo nel passato dell'autore, imbevuto innanzitutto delle tradizioni della sua terra, la Sicilia, restituite con abilità e passione di antico cantastorie. Pietrangelo Buttafuoco scrive Il dolore pazzo dell'amore. Svelare le regole che caratterizzano il comportamento sociale degli esseri umani, evidenziando sorprendenti analogie con le abitudini dei nostri parenti più vicini tra gli animali. Lo fa utilizzando i risultati di decenni di ricerche Dario Maestri Pieri in A che gioco giochiamo noi primati. Ed ora passiamo ai principali appuntamenti con il teatro e la musica. Il 7 marzo parte L'anima vola tour di Elisa. A grande richiesta si aggiunge la seconda data milanese dell'artista. Sono aperte le prevendite per la data del 25 marzo, sempre al Mediolanum Forum di Assago. Stefano Corsi e Marco Baliani insieme sul palco a giocare con i versi dell'Ariosto. Marco Baliani ha infatti trasformato gli oltre 38.000 versi dell'Orlando Furioso nel nuovo spettacolo Giocando con Orlando, all'Ambra Iovinelli di Roma fino al 26 di gennaio. Ed ora vediamo i principali appuntamenti culturali della settimana. Fino al 2 febbraio, presso la Casa del Cinema di Villa Borghese, l'Europa si racconta attraverso il cinema, per tracciare un itinerario ideale alla scoperta di realtà dimenticate. È l'Europa che ride. La Galleria Monopoli di Milano apre la programmazione del 2014 con la personale dell'artista Pietro Finelli, Border Painting. In mostra fino al 15 marzo alcune fotografie e l'ultima serie pittorica ispirata al cinema noir statunitense degli anni 40. E questa era la nostra ultima notizia. L'appuntamento come sempre per la prossima settimana. Vi ricordo che se volete rivedere i nostri servizi potete farlo andando sul sito adnchronos.com e cliccando alla sezione Media Center Musa TV. Grazie per essere stati con noi. Arrivederci.